E così tutto è iniziato bene. I miei amici ed io abbiamo avuto difficoltà a comprare i biglietti per questo dannato concerto rock. Immaginavo già come l'avrei raccontato ai miei compagni di classe. Allora perché sono venuto un'ora dopo l'inizio e sono finito sdraiato sull'asfalto polveroso? Perché il mio cervello era un disastro e mi stavo contorcendo dall'interno verso l'esterno? Ora, anni dopo, so che non sono stato l'unico a essere portato fuori dal concerto privo di sensi. E ora so il motivo di quello che è successo quella notte. La battaglia tra gruppi rock per il concerto più rumoroso va avanti da molti anni. Il primo colpo alla reputazione dei loro concorrenti e alle orecchie del pubblico è stato causato dal gruppo Deep Purple. Al loro concerto nel giugno del 1972 hanno sfruttato al massimo la potenza di apparecchiature appositamente selezionate e ordinate. Centinaia di spettatori sono stati colpiti da questa onda sonora e il loro umore festoso è improvvisamente, inspiegabilmente peggiorato. Molti si sono sentiti male, diverse persone hanno persino perso conoscenza e sono state portate fuori dalla sala. Quel giorno il volume del suono al Rainbow Theatre di Londra raggiunse l'incredibile cifra di 117 decibel. Sia i musicisti che i loro produttori hanno raggiunto il loro obiettivo. Questo concerto è stato inserito nel Guinness dei primati come il concerto più rumoroso dell'epoca. Ma questa è solo musica rock. Ora imparerai che anche i suoni senza i quali non possiamo immaginare la nostra vita possono essere pericolosi. E se li amplifichi a un certo livello, potresti persino creare un buco nero. Secondo i ricercatori, l'inquinamento acustico, ormai tipico delle grandi città, riduce la vita di una persona in media da 10 a 12 anni. Questo è il 36% in più del danno causato dal fumo di tabacco. Ad esempio, se una strada con traffico intenso si trova vicino a casa tua, allora sei esposto agli effetti impercettibilmente distruttivi del rumore di 50 decibel o più, anche nel sonno. Sì, questo non è un concerto rock, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che gli attacchi di onde sonore aumentino significativamente il rischio di malattie cardiache e ogni anno migliaia di persone muoiono prematuramente a causa di tali disturbi in tutto il mondo. Ma andremo oltre e guarderemo attacchi sonori molto più terribili. Anche con impatti a breve termine di potenti onde acustiche, con un volume superiore a 100 decibel, è possibile danneggiare il timpano. 130 decibel è lo sparo di un carro armato o il lancio di un aereo a reazione, e questo è il picco massimo di intrusione sonora dannosa che possiamo affrontare nella nostra vita. Fortunatamente dura solo pochi secondi. Ma se una persona cade sotto l'influenza distruttiva di effetti acustici così estremi per lunghe ore, il suo cervello, cuore e organi interni lavoreranno al limite delle loro capacità, rilasciando il massimo di ormoni, aumentando la pressione sanguigna, pompando litri di sangue al massimo carico. Il sistema nervoso farà di tutto per proteggere in qualche modo la persona sfortunata e farla svenire, come ho fatto a quel concerto rock. Alla fine, la risposta alla domanda su quanto tempo una persona vivrebbe in questo stato è molto semplice, a patto che il suo corpo sia in grado di resistere. Potrebbe durare qualche ora in più o anche un giorno, ma sono sicuro che nessuno di noi scoprirà questa risposta sperimentalmente. Ma nella ricerca del potere tecnologico, l'umanità ha creato suoni più terribili. Ad esempio, l'aereo sperimentale Republic XF-84H faceva così tanto rumore che poteva essere sentito per 25 miglia o 40 chilometri. Vicino alla fonte, l'intensità del suono era sufficiente per far cadere una persona in piedi. Gli sfortunati membri dell'equipaggio non potevano muoversi. Il rumore causava anche nausea e mal di testa. Gli ingegneri che stavano esaminando l'aereo avevano le convulsioni e non è sorprendente. Il livello dell'intensità del suono era nella regione di 140 decibel. Fortunatamente, questo mostro aereo non è entrato in produzione di massa. Ecco un esempio ancora più impressionante di un'onda acustica artificiale. È creato dal veicolo di lancio Saturn V, progettato per trasportare le persone sulla Luna.
Questa nave era il progetto principale del programma Apollo e, secondo un rapporto della NASA, al momento del lancio, ha creato un suono di volume assolutamente incredibile, più di 200 decibel. In effetti, questo potere distruttivo difficilmente può essere chiamato suono. Le onde acustiche di questo volume non vengono trasmesse dall'aria, ma lo spingono in avanti e parte del potere di questo suono va in un'onda d'urto schiacciante. Fortunatamente, questo suono non è stato in grado di uccidere nessuno. L'industria spaziale ha rigide regole di sicurezza, ma le vere fonti artificiali del suono sono le bombe. Lo Zar sovietico bomba non è solo la più grande carica di energia nella storia della civiltà, ma anche il più mostruoso shock acustico mai creato dall'uomo. Il record assoluto di tutti i tempi, 224 decibel. Mi piacerebbe dire che un'esplosione di volume così tremenda ucciderebbe una persona all'istante, ma sai che lo Zar bomba ucciderebbe chiunque intorno, anche se esplodesse silenziosamente. È difficile da immaginare, ma si scopre che le creazioni umane non sono le più rumorose che il pianeta abbia sentito nelle ultime centinaia di anni. Ecco il vulcano Krakatoa. Esplose con lava e magma nel 1883. La potenza dell'eruzione fu tale che il fumo salì dalla bocca del vulcano a una velocità di 2600 piedi, o 800 metri al secondo, e il suo spruzzo raggiunse un'altezza di 17 miglia, o 27 chilometri. Per coincidenza, a 100 miglia dal vulcano sono stati installati speciali dispositivi di misurazione che registravano il suono, 172 decibel. Considerando la distanza, è incredibilmente rumoroso. Per centinaia di miglia, il suono è stato più forte del concerto più rumoroso e, secondo gli scienziati, nell'epicentro dell'esplosione ha raggiunto un'intensità di 310 decibel. Capisci che nessuno ha avuto il tempo di ascoltarlo e provare a realizzare questo potere. Tutti sono morti all'istante. Ma il capitano della nave britannica Norham Castle, la cui nave si trovava a 40 miglia dal vulcano, 64 chilometri, scrisse: «Le esplosioni furono così forti che metà del mio equipaggio rimase senza udire. Ero sicuro che il giorno del giudizio fosse arrivato». Ora diamo un'occhiata a un suono con un potere irreale, 1100 decibel. Ma prima capiamo una cosa non così scontata. La scala del volume del suono non è lineare, ma logaritmica. Ciò significa che quando si aumenta il valore da 10 decibel a 20, il volume aumenta non due volte, come sarebbe naturale, ma 10 volte. Pertanto, per ottenere il volume di cui abbiamo bisogno a 1100 decibel, dobbiamo aggiungere 95 zeri al suono di un jet che decolla. Dirò subito, in realtà nulla di simile potrebbe essere creato sulla Terra. Questo è un livello di volume al quale l'onda d'urto comprimerebbe l'aria a una densità sufficiente a formare una singolarità e quindi microbuchi neri. Il peso di ciascuno di questi microfori, delle dimensioni di un neutrone, sarebbe di circa 11 libbre o 5 kg. Cosa accadrebbe dopo? Vorrei anche conoscere la risposta a questa domanda. Forse si inghiottirebbero l'un l'altro fino a fondersi in un mostro divoratore nero rotondo, che divorerebbe il nostro pianeta, o un sistema stellare, o l'intera galassia. Ma comunque la maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che le radiazioni di Hawking causerebbero presto questi buchi neri artificiali per evaporare. Quindi spero che la fine del mondo non avvenga in modo così ridicolo. Conto su un'apocalisse più graziosa. Quale versione della fine del mondo preferiresti? Scrivi nei commenti.